Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno. Parliamo di Vlahovic, ragazzi, parliamo di Vlahovic. E iniziamo con una domanda diretta al diretto interessato. Vlahovic, tu sei ancora innamorato della Juve come lo eri lo scorso anno in questo periodo? Domanda, domanda. Perché ti faccio questa domanda? Perché in questo anno solare, diciamo che quando tu sei arrivato dalla Fiorentina e qualcuno, qualche tifoso, secondo me sbagliando, si aspettava qualcosa di più. E forse ti aspettavi qualcosa di più anche tu, visto e considerato che lo score non è stato, diciamo, uguale a quello della Fiorentina. Ma tutto il discorso, chi capisce di calcio, dico chi capisce di calcio, va a parare sempre là, in quel maledetto nome. E chi capisce di calcio, perché chi non capisce di calcio, o chi vuol fare lo gnorri, vuol fare finta di capire, e allora ti condanna, o magari dice cifra eccessiva, giocatore sopravvalutato, vendiamolo subito. Quindi diciamo che c'è questa, diciamo, incongruenza, c'è questo dibattito, c'è questa situazione che si è venuta a verificarsi con la tua presenza e con la presenza dell'innominabile. Perché tu, ripeto sempre, chi capisce di calcio, perché sempre là siamo sempre là. Naturalmente il tuo gioco, rispetto ai tuoi movimenti, soprattutto rispetto ai movimenti che facevi a Firenze, sono totalmente diversi. Però tu giustamente ti potresti anche fare due domande. Ma io devo continuare a fare questo? Ora lasciamo stare la bubalgia che in questo momento c'è e non c'è. Non metto bocca, non lo so. Però, ripeto, tu ti potresti anche fare due domande, e queste domande te le sei fatte, secondo me. Vuoi continuare a stare alla Venus? Perché il rischio che Allegri resti il prossimo anno è molto forte. Attenzione, è molto forte. Ripeto, qui la Juventus, ragazzi, è inutile che parliamo di allenatori con il cambio di... Non ce ne saranno cambi di allenatori. Tranne che la Juventus esca fuori dalla Champions League, non per i punti di penalizzazione che ci daranno, se ci saranno, ma direttamente proprio per sua propria completamente incapacità. Almeno che non ci fosse... non ci sia un tracollo, ma già il quarto posto, ragazzi, mettetevi la pietra, ripeto, sopra, automaticamente riconfermerebbe Allegri come allenatore anche per la prossima stagione. Quindi è normale che Vlahovic si faccia queste domande. Quindi tu, Vlahovic, cosa vuoi fare? Il tuo procuratore, da quello che si evince, ha moltissime segnalazioni, hai moltissimi estimatori in Europa, ti cercano tanti. Quindi qui la domanda nasce spontanea: Vlahovic, cosa farai? Cosa farà Vlahovic? Attenzione, perché il mercato è aperto e tutto è possibile. A me mi dispiacerebbe, perché io, ripeto, Vlahovic lo considero un grandissimo giocatore, messo nelle condizioni giuste. Secondo me tu sei un grandissimo bomber. Purtroppo l'innominabile, bocca mia dai, perché ancora dobbiamo cominciare, ci sarà tempo. Quindi a voi la discussione, a voi i commenti, ma se ci incazzate fino alla fine, forza Juve.